Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Mondo Amaranto, calcio femminile dell'Arezzo, sconfitta 2-0 la formazione di Nazarena Grilli in casa della corazzata Sassuolo. Cercheremo anche di raccontarvi anche come è stata l'esperienza proprio dal punto di vista dell'ambiente contro, insomma, una squadra, una società che chiaramente la fa un po' da padrona sotto tutti i punti di vista. E poi la nostra solita tradizionale carrellata. È stata è stato un weekend difficile per le giovanili dell'Arezzo. Sono arrivate le pesanti sconfitte in casa sia della Berretti sia per i giovanissimi nazionali. Questa sarà la gara della quale poi vi proporremo le immagini e l'intervista all'allenatore Ciavorella, appunto dei giovanissimi Lega Pro. Ritroviamo Elettra Fiorini, bentornata, tra l'altro è il suo Buonasera, compleanno, gli facciamo tanti auguri grazie. ovviamente, che lo festeggi per tua sfortuna in questi studi. E poi saluto Michele Passalacqua, allenatore dei giovanissimi B, e Buonasera. abbiamo tre di loro, nuovi o sono, No, perché nuovi. io non ho una memoria, No, tutti tu mi nuovi, puoi sì. riportare sempre gli stessi, io andrei a No, salutare. Comunque li salutiamo, dopo li andremo a conoscere, avete riposato in questo turno e vedremo insomma come sta andando l'aggiornamento della vostra stagione. Allora, Elettra, arrivata a questa sconfitta per l'Arezzo Calcio Femminile, tra poco vedremo le immagini del servizio che ha fatto direttamente il Sassuolo. Ho letto l'inizio del vostro comunicato agrodolce, nel senso agro per il risultato e dolce per cosa? sì, dolce per la prestazione, perché le ragazze veramente hanno fatto una prestazione che, insomma, ci ha forse sotto certi aspetti anche stupito effettivamente. Un plauso particolare va al nostro portiere che ovviamente, malgrado i due gol che sono riusciti a fare, insomma, che è riuscito a fare il Sassuolo, che erano effettivamente due gol meravigliosi, ecco, ha fatto comunque un'ottima partita e ha salvato il risultato in ben più di un'occasione. Quindi un'ottima Alicia Antonelli, l'abbiamo vista difendere i pali dell'Arezzo. E poi insomma tutta la squadra, secondo me, quella che si è vista in campo è stata veramente proprio una squadra, insomma, delle ragazze che lottavano per un obiettivo comune. È stato bello, e è stato bello vedere a fine partita poi Nazarena, che era effettivamente commossa proprio da quanto le ragazze avevano fatto, anche perché comunque tutti i dirigenti del Sassuolo, la stessa allenatrice del Sassuolo Federica D'Astolfo, insomma, sono tutti andati a fare i complimenti a Nazarena per come la squadra si è comportata. Quindi è stato davvero un bel momento. Senza contare il fatto che questa partita arrivava, giocavamo alle 4:30, quindi arrivava come evento principale di una serie di iniziative che erano state fatte anche proprio per la festa della donna, a cui aveva partecipato anche il Sassuolo maschile che giocava con il Bologna. Quindi insomma, Bello. è stata effettivamente una bellissima giornata. Infatti abbiamo lasciato i comodi di fondo proprio dello stadio dove si giocava la partita, proprio anche per percepire il seguito che il Sassuolo ha anche a livello femminile. Vediamo.
Sassuolo Chade, ci sono diverse cose da dire, a cominciare da questa doppietta di Costi della ex, anche nel calcio femminile l'ex colpisce. Sì, beh, Costi è sicuramente un elemento di livello che si trova in una squadra di altrettanto livello, perché comunque la società del Sassuolo è una società con delle risorse sicuramente superiori alle nostre, senza togliere comunque sia nulla all'Arezzo, che sta cercando assolutamente di fare un ottimo percorso, però il Sassuolo permette effettivamente una crescita a tante giocatrici e si è anche rinforzata con delle giocatrici di Serie A, quindi sicuramente è un ambiente dove c'è tanto stimolo e tanta competizione, per cui alla fine insomma andare a giocarsela in casa di queste squadre qui e poi vedere anche questi gol insomma da atlete del livello di Costi, che non c'è da dire nulla, ecco. Allora, ridiamo un'occhiata ai risultati, che poi il Sassuolo sta lottando per la vittoria del campionato con il Vittorio Veneto che ha vinto 4-1 in casa del Padova, poi Castelvecchio batte Gordigi 1-0, la Saponeria Pescara 2-1 al Limolese, Gnutin Ferrara a Perugia 2-3, Udinese Federazione San Marinese 1-3 e poi Marcon Calcio Padova femminile 1-1. Per questa classifica Vittorio Veneto 47, Sassuolo 45, Castelvecchio 40, Padova 37, Marcon 33, Perugia 26, Gnutin Ferrara e Federazione San Marinese 24, Arezzo 21, Imolese 18, Udinese 16, Virtus Padova 10, Gordigi 9 e la Saponeria è sempre lì a quota 7. Tra l'altro il primo gol è stato anche un po' sfortunato, perché sul rinvio della difesa si è trasformato in un assist, no? Quasi. Sì, esattamente, c'è stata questa, diciamo, questa piccola leggerezza, se vogliamo, nel non completare il disimpegno, perché comunque veniva da un tiro che era stato parato dal nostro portiere, quindi insomma sono cose che capitano, e poi è arrivato subito al secondo minuto, quindi insomma quella è stata veramente una leggerezza. Certo è che siamo rimaste sull'1-0 per il Sassuolo fino all'84esimo, quindi insomma hanno tenuto botta, hanno avuto anche diverse si sono create anche diverse occasioni per poter andare sull'1-1, insomma sarebbe stata facile recuperarla come partita, purtroppo questo non è avvenuto, e nel momento in cui un po' per tensione, un po' per stanchezza, perché comunque è stato uno di quei match serrati, questo insomma c'era da correre anche molto, è stata abbassata un po' la guardia da parte dell'Arezzo e è arrivato il bis, il raddoppio da parte del Sassuolo, quindi insomma niente però da rimproverare alle ragazze, perché effettivamente rispetto alla partita di andata dove i Lorentini avevano perso 5-1, quindi insomma un risultato piuttosto schiacciante, questo penso sia stata una delle forse delle prestazioni migliori, ora al di là del risultato, che le ragazze hanno messo in campo. E Nazarena ne era convinta che sarebbe stato così, lei partita proprio con questa sicurezza, insomma. Beh, l'abbiamo visto insomma, anche da questi scampoli di immagini, abbiamo visto delle trame, insomma, giocare con questa personalità anche in casa forse della più forte, al di là di che in classifica è seconda, insomma, indubbiamente è la più forte sicuramente. Secondo me sì. E citavi prima Antonelli, il portiere, perché ha fatto, l'abbiamo visto, insomma, degli interventi determinanti che hanno tenuto a galla aperta la partita. Lei si era molto ben studiata anche la partita vecchia del Sassuolo, si era studiato il modo in cui di solito andavano a segnare, a fare gol, e quindi ha cercato di preparare la partita nella maniera più meticolosa possibile. Effettivamente Alice è una di quelle, ha fatto l'anno scorso in Serie C un campionato meraviglioso, quest'anno era partita
sì, un po' più titubante, perché comunque insomma in una serie B ritrovarsi così in una serie B è un passaggio importante, specialmente per un portiere che ha una responsabilità maggiore e un carico emotivo a volte anche maggiore rispetto alle compagne. Ed invece lei è quella che ha fatto veramente forse la crescita più visibile di tutti ed un percorso molto brillante. Sì, poi possiamo anche rivedere anche la conclusione di Fiore, perché comunque ha costretto il portiere Tasselli del Sassuolo a un difficile intervento. Sì. No? Qualche occasione, cioè, la Rizzo poteva pareggiarla. No, c'è stato anche la prova di Nocchi di tacco, che insomma ha provato a metterla dentro di tacco. Insomma, Nocchi e Di Fiore comunque sono diciamo le personalità che più si avvicinano a delle punte, no? nella nostra squadra, anche se di fatto non ci sono delle vere e proprie punte all'Arezzo, quindi sicuramente stanno facendo un ottimo lavoro in attacco. Hai già detto che era una giornata un po' di festa, che realtà è, dopo che ne avete viste tante anche in trasferta, rispetto alle altre, questa realtà del Sassuolo? Beh, guarda, andare lì io mi sono sentita un po' effettivamente una bambina a un parco giochi, perché a parte che giochi in uno stadio vero, ora generalmente non ci giocano nemmeno loro a Lenzo Ricci, però insomma il fatto di avere questa possibilità anche per un evento è una grandissima fortuna. E poi insomma sono molto, oltre a una squadra tecnicamente, tatticamente molto preparata, tutto quello che sta intorno a questa società è importante, hanno uno staff che lavora in una certa maniera, impostata molto bene. Come dicevo prima, hanno delle risorse diverse rispetto alle nostre, però le impiegano in maniera assolutamente, assolutamente proficua, secondo me. E insomma, è bello vivere queste realtà, perché comunque sia ti rendi conto che effettivamente il salto, la possibilità di rendere in tutto e per tutto il calcio femminile più vicino ai canoni del calcio maschile può diventare una realtà. Domenica l'Arezzo torna in casa dopo questa lunga sosta contro proprio la Saponeria, che sta lottando per evitare la retrocessione, che retrocede una sola squadra, a quota 7, 2 punti sotto il Gordigi a 9, 3 invece dalla Virtus Padova. Insomma, che partita potrebbe essere? Allora, una partita da non sottovalutare, perché si è rinforzata la Saponeria nel periodo del calciomercato di gennaio, e quindi insomma ha cominciato anche a vincere. Ora per l'appunto è reduce da una vittoria contro Limolese, quindi noi all'andata avevamo pareggiato con Limolese, quindi insomma penso che questa vittoria gli abbia fatto tanto umore, abbia portato tanto umore alla Saponeria. E certo, di fatto noi all'andata ci abbiamo vinto senza problemi in casa loro, sicuramente è una partita che non è alla nostra portata di più che alla nostra portata, però ci sarà comunque da stare attenti, da non sottovalutare e da non prendere sotto gamba insomma questo avversario, perché il calcio ci dimostra che veramente tutto è possibile. Inoltre cercheremo per l'ennesima volta di portare questa prima vittoria casalinga, esordiremo con le maglie Amaranto. Sì. Cercheremo insomma di propiziare in tutte le maniere di abbattere questa maledizione in tutte le maniere, speriamo che sia la volta buona insomma. E visto anche che insomma l'Arezzo maschile giocherà sabato e sarà così fino alla fine della stagione, magari speriamo anche un po' di pubblico. Invito tutti i tifosi alle ore 15 sì, allo stadio Laurentini di Pescaiola, diamo fiducia fino all'ultimo a questo stadio. Speriamo che ci sia i primi festeggiamenti diciamo per la vittoria. Bene, ci fermiamo un attimo, tra poco parleremo di giovanili con i giovanissimi B, vedremo anche che cosa hanno fatto le altre formazioni dell'Arezzo, tra poco.
Rieccoci tornati a Mondo Amaranto. Prima di parlare con i giovanissimi B di Michele Passalacqua, diamo uno sguardo alla Berretti, cos'è successo nell'ultimo turno. È arrivata una sconfitta pesante, un'altra, questa volta in casa, contro la Carrarese per 4-1, ma come è successo in altre partite, era l'Arezzo che era passato in vantaggio con Caselli prima di subire la rimonta, i 4 gol della Carrarese con Giuseppini e una tripletta di Paladino. Questi risultati: Lupagoma Gubbio 2-3, Olbia Livorno 1-3, Lucchese Pontedera 2-0, Pistoiese Siena 0-0, Prato Tutto Cuoio 3-0. Per questa classifica, dove in testa c'è il Prato a 43, insegue il Livorno a 41, Tutto Cuoio 39, Siena 37, Lucchese 31, Carrarese 27, Gubbio 26, Pistoiese 25, Lupagoma 22, Arezzo 18, Pontedera 17, Olbia 12 e Viterbese a quota 10. Gli allievi invece erano fermi perché dovevano giocare col Pontedera, che ha avuto la possibilità di giocare un amichevole con la rappresentativa, con la sorta di, chiamiamola, quasi nazionale, e quindi poi recupererà in seguito. Dopo vedremo i giovanissimi, i giovani, quelli nazionali di Under 15, come si chiamano, Lega Pro. Michele Passalacqua, invece ritroviamo i tuoi ragazzi, giovanissimi B. Turno di riposo in questo caso, come sta proseguendo la stagione? So che c'era stata una sconfitta anche per voi la settimana prima, un po' da dimenticare. Sì, no, vabbè, una sconfitta contro la Carrarese, che in realtà è un'ottima formazione. All'andata avevamo vinto, però la squadra è migliorata molto, anche la loro, forse più di noi. E in realtà i 4 gol sono quasi tutti venuti da errori. Non di responsabilità dei ragazzi, ma più di responsabilità degli allenatori, diciamo, perché sono su errori tattici che ancora non abbiamo lavorando più sulla parte tecnica, quindi ci sta, insomma. Ecco, il campionato dove c'è Prato, Fiorentina, Empoli, Livorno, cioè è piuttosto, forse più impegnativo anche degli altri, cioè al di là di, non si può fare il confronto ovviamente tra campionati diversi, però come spessore delle squadre questo qui insomma è bello tosto. Sì, si incontrano delle realtà che ormai sono abituati a fare i professionisti da anni, quindi si vedono anche delle cose diverse, e delle formazioni già pronte per dei campionati importanti, che è una cosa bellissima, nel senso è difficilissimo e a volte prendiamo anche delle batoste per la nostra inesperienza, però sinceramente è veramente bello come campionato. Tra l'altro vedo che anche qui la squadra B del Prato, giovanissimi B, è in testa nettamente anche in questo girone, e noto che in quasi tutti i gironi, al contrario diciamo della prima squadra che storicamente ha dei problemi, comunque non fa dei grandi campionati, si salva all'ultimo eccetera, e hanno dei rapporti con la Fiorentina, cioè sì, in realtà, si spiega, ora parlo per la squadra che abbiamo affrontato noi, hanno due squadre nel nostro campionato e tutte e due vanno bene, una è prima con grosso vantaggio. E in realtà sentendo loro praticamente lavorano con gli scarti della Fiorentina e ciononostante sono davanti alla Fiorentina. E hanno qualche elemento, sinceramente io mi ricordo un attaccante, Gonzales, qualcosa del genere, veramente nonostante che a 13 anni potrebbe giocare nazionali dilettanti da titolare quasi, dalla conformazione fisica. Però oltre questo non è una squadra che non gioca a calcio, sinceramente giocano anche molto bene al pallone. Ecco, in questa parte della stagione il tuo lavoro in che cosa si concentra? Nel senso che siamo ormai quasi verso la primavera, quindi si fa anche un po' forse il sunto quasi dell'anno, no? Sì. Noi per adesso abbiamo lavorato esclusivamente su delle componenti tecniche, diciamo di base, per migliorare degli aspetti, per cercare di avvicinare i nostri gesti a quelli delle squadre che andiamo a affrontare. Ora incominciamo a inserire qualche elemento tattico, ma davvero di natura basilare, insomma. E come reso conto, direi che la crescita è proseguita, nonostante che i risultati non ci diano ragione. Io sono convinto, insomma, che questi ragazzi, anzi si vede proprio che questi ragazzi sono cresciuti, è ovvio, anche le altre squadre crescono e c'è sempre quel gap da colmare che non è poco, ma al di là dei risultati, insomma, quello che si vede è che l'impegno dei ragazzi si sta trasformando in un miglioramento concreto. Ora, tra l'altro, il mese prossimo andremo a fare un torneo, siamo stati invitati al torneo Pecci di Gea Marina, che è famoso, insomma. Sì, è importante, insomma, c'è squadre come Milan, Sassuolo, che
Atalanta, e quindi anche lì affronteremo altre squadre di una bella realtà. Ecco, quando si affrontano queste squadre si cerca di carpirne non tanto ovviamente ai talenti che ci sono, eccetera, ma dal modo in cui poi sono organizzati, no? Sì, qual è l'utilità anche per imparare, insomma. Sì, no, c'è sempre da imparare da tutti, non solo anche andando a vedere i campionati provinciali, probabilmente c'è da imparare. È ovvio che quando si gioca contro la Fiorentina si vede una realtà completamente diversa, perché a parte che loro si presentano col trolley, i ragazzi. Ah, sì, già col trolley. Sì, sì. Quindi già da lì c'è un ambiente diverso, però è proprio anche dal riscaldamento si vedono cose. Io personalmente ho parecchio rubato delle cose interessanti da queste squadre. Ecco, quando dici no, gradualmente diciamo, saranno introdotti dei principi tattici, prevede una parte teorica e poi pratica o si insegna subito sul campo? No, io quello che prevede in generale non lo so. Io preferisco la parte pratica. Pratica è anche molto, diciamo, attiva, perché considero che loro imparano meglio facendole le cose piuttosto che ascoltandole. Quindi pratica. Allora, conosciamo tre rappresentanti di questa squadra, vieni pure in piedi, ti chiami? Occhialini Tommaso. Allora, come sta andando questa stagione dal tuo punto di vista, anche personale? Anche se siamo in fondo alla classifica, penso che dall'inizio del campionato siamo migliorati, però dobbiamo migliorare ancora sulla mentalità, che non è giusta per affrontare questo campionato. Ad esempio, perché? Perché cioè, c'è una partita in cui, ad esempio, ecco, magari per la mentalità, perché vi è capitato qualche bisogno particolare. Cioè, intendi la mentalità di non arrendersi, la mentalità vincente, in questo senso, di non avere paura. Sì, che ancora non ci siamo. Che cosa intende secondo te? Secondo me intende, no, vabbè, ora il non arrendersi a parte in qualche partita, diciamo che già ce l'hanno, anzi questo campionato ci sta formando proprio sotto questo punto di vista. La paura sicuramente a volte c'è, però credo che dobbiamo migliorare molto sulla mentalità vincente, cioè il fatto di la famosa frase il risultato non conta, non importa se perdiamo, l'importante è il miglioramento, va bene, però non bisogna abituarci a perdere, ma bisogna cominciare a avere una mentalità, perché il calcio conta alla fine, chi fa più gol degli altri. Si migliora meglio vincendo. Sicuramente. Che ruolo giochi tu? Alla destra, quindi che spinge. Sì, lui è un attaccante che è spuntato, diciamo, perché no, in realtà si occupa, è un Eto'o bianco, fa molto bene la parte difensiva, molto bene la parte offensiva, spinge tanto, però è anche molto bravo a recuperare. Ci manca qualche suo gol, effettivamente. Vabbè, gli auguriamo di farlo, ovviamente. Andiamo avanti, ti chiami? Sinani Lodia. Ecco, vieni in piedi. Allora, tu che invece che ci racconti di questo campionato? C'è una partita che ricordi al di là della classifica, ovviamente? Partita contro Pontedera, che si era sotto di due gol e secondo tempo siamo ripartiti con un'altra mentalità e si è pareggiato 2-2. 2-2, quindi avete rimontato, sì. Insomma. A dimostrazione che il valore c'è, quindi potete da questa base, no, costruire dei bei risultati. In che ruolo giochi tu? Attaccante. Ecco, attaccante. Infatti se lo ricorda perché ha fatto gol. Ah, per quello. No, però in realtà è bella una trasformazione dal primo al secondo tempo. Che tipo di attaccante è? Lui invece è la punta proprio classica. La punta classica, sì. Effettivamente era partito un pochino più esterno, però è quello di noi che ha più il fiute del gol, diciamo, quindi abbiamo dovuto metterlo più vicino alla porta possibile. Ti trovi meglio lì? Sì. Hai sempre voluto fare l'attaccante fin da piccolo, sì. Cioè quello che ti senti dentro. Sì. Bene, grazie. Andiamo da Acquisti Matteo. Allora, tu invece in che gol giochi? Difensore centrale. Quindi abbiamo tutti i gol, quindi difensore centrale. Quindi hai avuto a che fare, insomma, con attaccanti di un certo livello. Sei riuscito a fermarli, c'è qualche volta. Ecco. Ma il livello com'è di questo campionato? È difficile? Molto intensivo. Qual è la squadra che più ti ha impressionato? L'Empoli. Che insomma, per tradizione. Sì. Gioca parecchio bene. Gioca parecchio. Di lui che ci dice invece? Lui
è un difensore centrale, nonostante il fisico che è abbastanza leggero, diciamo, ha veramente grande, ha capito che la sua particolarità, invece che è quella di contrastare fisicamente, è quella magari di anticipare, sì, e di velocità, e è riuscito a farlo molto molto bene in diverse occasioni. È ovvio che ancora manca tanto al livello che vogliamo, però insomma è quella la sua caratteristica principale. Non si direbbe dal fisico e dalla timidezza, però quando è in campo sembra non è timido quando è in campo, no? Quando affronta gli attaccati. In questo finale di campionato che vi aspettate? Con chi giocate intanto la prossima? Pontedera. Pontedera. Che è? Vediamo qua. La B. Ce la giochiamo. La B o la B? La B, quindi sono più. Ce la giochiamo. Siamo lì. Quindi potrete intanto abbandonare la ultima posizione. Sì, giocate in casa? Sì, se giochiamo in casa, sì. E lo faremo, vero? Lo faremo, insomma, ci proviamo. Bene, grazie. E quindi, insomma, giocate quando? Domenica mattina. Dove giocate? Alle 11 alla 9. Ah, anche alla 9, perché non ci sono giustamente le altre squadre. Bene, e allora adesso vediamo, a proposito della nave, cosa è successo nei giovanissimi invece. Under 15 Lega Pro, purtroppo è arrivata una sconfitta abbastanza pesante, anche un po' inattesa, una partita un po' strana che si apre come successione di gol con una punizione a due in area che poi diciamo ha introdotto le altre reti del Pontedera. Vediamo. Partita del campionato giovanissimi Under 15 Lega Pro e Arezzo Pontedera, una partita importante per l'Arezzo che si trova al quinto posto della classifica, un solo punto dal tutto cuoio, il quarto posto, ricordiamo che è un piazzamento che potrebbe valere i playoff come quarta miglior classificata, quindi sarebbe veramente importantissimo per la squadra di Andrea Ciavorella quest'oggi continuare una striscia positiva dopo il successo con la Viterbese per 2-0 e quello esterno in casa della Carrarese, trovare la terza vittoria consecutiva. C'è Terzigni in area di rigore, attenzione che stava arrivando, c'è retropassaggio forse qui, eh sì, punizione a due, ci proverà Cardinale probabilmente a cercare un varco, parte Cardinale, trova il gol Cardinale sulla punizione a due in aria, ha trovato l'angolo alto sulla punizione a due in aria, vantaggio del Pontedera, anche se qui c'è una grande giocata sullo stretto di Boldrini, ancora Boldrini resiste, poi Ottaviani in area di rigore, gran controllo, dimenticato, parte il tiro, c'è la deviazione e c'è il gol di Terzigni per il raddoppio della Pontedera. Bus, palla che arriva Matteini, attenzione che c'è Conte Duca, ha controllato di testa Conte Duca, difende la palla, Giupai gran controllo, ha tenuto bene questo pallone, Giupai prova la finta, Matteini tutto solo, Matteini, la parata di Orsini, che gran parata con cui dice di no Matteini, l'Arezzo poteva andare negli spogliatoi dimezzando lo svantaggio sull'1-2. Angolo che arriva, colpo di testa in rete, sotto misura arriva anche il 3-0 del Pontedera. Risulta Cardinale che dunque mette a segno una doppietta. Orsucci, attenzione, ancora intercetta in aria Terzigni, finisce a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Pontedera, ammonito Tozzi che è andato a contatto con Boldrini, il Pontedera è già in vantaggio 3-0, Terzigni contro Sacchetti. Fatto il fischio, è spiazzato Sacchetti, è andato alla sua destra, palla sinistra e arriva il 4-0 del Pontedera. Insieme a mister Ciavorella, cioè una gara che l'Arezzo poteva anche riaprire nel primo tempo perché le occasioni le aveva avute, anche proprio in chiusura con Matteini, poi sono arrivati il 3-2 al secondo tempo e a quel punto insomma c'era poco da dire. Eh sì, partita strana, come dicevi te, sono state veramente tantissime occasioni. Però purtroppo si è preso quel gol, strano anche quello, con un passaggio arretrato sul portiere e da quella punizione poi ecco, siamo andati a riposo. Si è cercato di rimettere la partita sui binari giusti, non ci siamo riusciti, poi siamo, ecco, effettivamente non li posso dire nulla ragazzi perché sotto l'aspetto del carattere, della volontà di poter giocare questa partita con una squadra ostica, ecco, non li posso dire niente. Dispiace perché effettivamente abbiamo avuto anche un buon possesso palla durante
durante la partita, però ecco, sono partite che, ecco, l'unica parola la strana che riesco a trovare è strana, ecco, per chi l'ha vista. Pontedera che aveva vinto 3 delle ultime 4, questa è la quinta vittoria, e poi fino alla fine anche sul 4-0 lottavano su ogni pallone, hanno fatto la gara perfetta sicuramente questa. Eh sì, hanno lottato su tutti i palloni, vedevo raddoppiavano su tutte le zone del campo, bravi davvero, ecco, un applauso al Pontedera. Si allontana il quarto posto, 4 punti, però ancora diciamo è colmabile la distanza. Sì, ora ecco la classifica lascia il tempo che trova, ecco, i ragazzi hanno fatto un bel campionato fino adesso, un bel percorso di crescita, ora abbiamo questa trasferta importante a Modena e dove giocheremo la nostra partita come sempre abbiamo fatto. E allora in chiusura vediamo proprio i risultati di questo girone C dei giovanissimi under 15, Pistoiese Carrarese 0-1, Gubbio Modena 2-1, Lucchese Prato 0-0, il Siena ha perso in casa 6-2 con il Tutto Cuoio e poi Livorno batte Viterbese 2-1 per questa classifica, Prato 43, Livorno 37, Modena 35, vedete che qui poi finisce con il Tutto Cuoio la zona playoff a 29, Arezzo che ancora potrebbe insomma farcela, 25 insieme a Lucchese Arezzo, Siena 23, Carrarese 20, Gubbio 17, Pistoiese Viterbese 16 e Pontedera a quota 15, trasferta a Modena sia per gli allievi che per i giovanissimi nella prossima domenica. Grazie a Elettra Fiorini, grazie a Michele Passalacqua e ai giovanissimi B dell'Arezzo, ci rivediamo mercoledì prossimo.